Siamo tornati lungo la statale 16 al ponte Metauro perché in queste ore si sta tenendo un sopralluogo da parte del comune, i tecnici anche da parte di ANAS e Pavimental, perché ci sono delle novità sulla viabilità fanese e quindi questa situazione abbastanza critica che si è verificata nei giorni scorsi subirà una sostanziale variazione. Sindaco, allora da più parti era stato chiesto un suo intervento, quali sono le novità a questo riguardo? La necessità di sollevare dal peso il ponte noi l'abbiamo accolta perché è un provvedimento di sicurezza e su quello non si scherza, ma visto i lavori che sono ultimati della bretella abbiamo chiesto un'apertura anticipata proprio per evitare anche con l'arrivo dell'estate per i weekend dove il traffico tende ad aumentare e quindi stamattina siamo riusciti a sbloccare la situazione e sabato mattina apriremo anche la nuova bretella nel doppio senso di marcia e quindi avremo in questo caso due ponti utilizzabili, quindi è una bella risposta, ma quella bretella non è importante solo per questa circostanza, è importante anche per collegare e ridurre comunque il peso sulla statale rispetto alla zona industriale, rispetto alle persone che arrivano anche dai comuni vicini come San Costanzo, quindi è una bella notizia, siamo soddisfatti. Oggi pomeriggio e domani ci siamo tenuti come giorni per finire le attività, sistemare la segnaletica, preparare le deviazioni e per finire autostrade, ecco, oggi e domani dovrebbe finire quei piccoli lavoretti che erano rimasti sospesi sulla bretella che non ci aspettavamo di dover aprire così d'urgenza e quindi alcune piccole finiture bisogna farle per garantire la sicurezza. La nostra intenzione è quella di lasciare finché ANAS non deciderà diversamente questo ponte a doppio senso di marcia, comunque per dare la possibilità di entrare a Fano per i residenti eccetera, però il grosso del traffico pesante e non pesante dovrà passare a Tombaccia, quindi quel collegamento con il nuovo ponte sul Metauro, importantissimo, anzi la cui importanza oggi è anche dimostrata, perché effettivamente non credo potrà avvenire e non è mai avvenuto negli ultimi 50 anni che si inauguri un ponte alla viabilità cittadina. Questo diciamo che è quasi l'ultimo tassello di tutte le opere che abbiamo realizzato, ne abbiamo aperte già 3 su 4, questa è l'ultima e abbiamo da completare chiaramente alcune tipi di attività, ma insomma è completa, la strada è finita. All'aeroporto quanto manca ancora per chiudere quella parte? Ci vorrà almeno fino a fine mese, diciamo per stare tranquilli intorno al 15 di luglio dovremo cercare di completare tutte le attività rimanenti.